A Roccaraso è ripartita la stagione sciistica. Nelle scorse ore è tornata la neve e i cannoni hanno lavorato a pieno regime per rendere perfetto il ritorno sulle piste da sci dopo oltre un anno di stop causato dal Covid. Prima volta ne abbiamo approfittato con l'apertura degli impianti. Abbiamo saltato un giorno di scuola per venire. Beh, oggi piove e nevica, quindi è abbastanza difficile, però almeno dopo tanto tempo. La prima direi molto emozionante, visto che è la prima discesa dopo 2 anni e quindi l'emozione è alta, è forte. Era ora, dopo un lungo periodo di Covid, era ora. Una stagione che porta con sé numerose novità, come la nuova cabinovia del Monte Pratello, realizzata l'estate scorsa, a cui si aggiunge la cabinovia Pallottieri, una nuova pista pronta già per la stagione passata che non ha mai aperto al pubblico. Abbiamo avuto le prime nevicate, le temperature sono ottimali, siamo riusciti a programmare parecchia neve artificiale e siamo in grado di iniziare ad aprire i primi impianti da sci e siamo convinti che nei prossimi giorni amplieremo l'offerta delle piste e riusciremo a fare una ottima stagione invernale. Un invito a venire a trascorrere delle belle giornate qui a Roccaraso, nell'Alto Sangro, e sarà sicuramente una stagione ricca di successi in sicurezza. Un concessionario è aperto per la Remogna, sperando che man mano che le precipitazioni continuano, apriranno man mano tutti quanti, in modo che diamo l'ok all'inizio di questa nuova stagione. Noi abbiamo fatto tutte le dovute attenzioni e quindi gli impianti sono in regola e a posto anche con le normative nel rispetto della materia di Covid. Per quanto riguarda invece gli impianti, si è tenuto a prendere le gabinovie e le seggiovie con la cupola con l'obbligatorietà del Green Pass e per quanto riguarda nell'ambito dei ristori anche la stessa condizione del Green Pass. La stagione è ripartita, fortunatamente si prospetta una stagione bella fredda e dal punto di vista climatico. C'è interesse, c'è voglia di sci, c'è voglia di svagarsi, c'è voglia di divertirsi. Abbiamo adottato tutte le misure di sicurezza, sia sugli impianti che soprattutto sui ristori e sui non sci. Adottiamo dei protocolli di sicurezza anti-Covid molto stringenti. C'è la collaborazione anche dell'utenza, tranne i rari casi, e faremo uno screening per i dipendenti e il personale delle strutture ricettive, delle baite e degli impianti in collaborazione con la ASL dell'Aquila, onde evitare eventuali tipi di problematiche che potrebbero sorgere da eventuali positivi che sono asintomatici.